Salve a tutti ragazzi, sono sempre io Menzo, benvenuti in questo nuovo video sul mio canale. Siamo tornati qui con la Calendatore con la nostra Udinese. Signori, spero vivamente che l'acquisto che abbiamo fatto nello scorso episodio, ovvero a Calçanoğlu, vi sia piaciuto. Purtroppo non posso vedere i vostri commenti perché sto registrando questo episodio subito dopo, appunto, a quello precedente, perché devo partire, devo farmi un pochettino più avanti. Quindi ragazzi, scusatemi anche se ho la stessa maglietta, ma sto registrando veramente 10 minuti dopo quello precedente, quindi perdonatemi. Cosa andremo a vedere oggi? Osteria, un bel po' di partite. Voglio provare però, dato che siamo in casa raga, a fare un esperimento, ovvero quello di simulare. Voglio simulare una partita così in casa contro il Cagliari per vedere un po' come ce la caviamo nella simulazione. Sono curioso, quindi vediamo. Vinciamo 2-1, per fortuna, gol di Calhanoglu, primo gol con la maglia dell'Udinese per Calhanoglu e anche gol di Deulofeu. Ok raga, perfetto. Diciamo che in casa possiamo stare abbastanza tranquilli, ma non voglio simulare ovviamente tutte le partite, perché almeno per questa stagione voglio continuare a giocarle, volevo solo vedere un po' come poteva andare. Detto questo, supportate la serie, continuate ovviamente a farlo ragazzi, lasciate un bel mi piace. Ho visto che abbiamo preso altri 3 punti alla Juventus raga, molto bene, abbiamo una partita ogni 2 giorni, non penso sia legale questa cosa. Adesso siamo fuori casa, siamo contro il Bologna, andiamo a giocarci dunque questa partita. Dovremmo fare un po' di cambi ovviamente, quindi dentro Lasagna, che è anch'esso molto stanco, ma non quanto il buon Arp. Perfetto ragazzi, andiamo in campo con questa formazione, sempre sul pezzo e forza Udinese. Se no Fofana, si fa vedere Kevin Lasagna, servito adesso Kevin Lasagna, ci prova col destro, Mirante ci fa sempre un po' penare ragazzi, McQueen, per Kevin, se ne va, attenzione Kevin Lasagna, Lasagna ci prova, col destro, Kevin Lasagna, spacca la porta. Lasagna è una bestia raga, compratelo nelle vostre carriere allenatore, se volete fare una carriera con una squadra magari di Serie A, di media classifica, prendete Lasagna come punta raga, perché è veramente, veramente fenomenale, veramente, veramente forte, non crescerà tanto, crescerà di un paio di punti overall, magari se lo allenate anche, ma Lasagna è veramente un top in questa carriera. Attenzione a Don Sa, prova a passare. Ce la fa. Ha fatto la scivolata per chiudere Don Sa e niente, l'ho fatta troppo prima. Avevo capito alla grande le intenzioni di Don Sa, ho fatto la scivolata così. È passato con nonchalance. Il tiro di Don Sa è nell'angolino e dopo pochissimi minuti, 6 minuti per la precisione, c'è già il pareggio del Bologna. Deulofeu per Fofana, può correre Fofana, lo insegue De Maio, Fofana rientra sul destro, se ne va alla grande Seco, attenzione Seco dall'altra parte per Deulofeu dall'altro lato, passava De Paul, Deulofeu l'ha fatto, io tra Deulofeu e De Paul mi confondo un sacco le idee, però è vero, dall'altro lato c'era proprio De Paul che si era inserito, io l'ho voluta mettere in mezzo, la palla è rimasta lì. Un sacco di confusione, guardate. Seco Fofana, la gioca benissimo De Paul. Volevo metterla in mezzo dove arrivava Gonzalez, ma anche De Paul. Poi è rimasta lì, fortunati in questa occasione. Però passiamo in vantaggio, 2-1. Che primo tempo, signori. Attenzione a questo scambio. Gonzalez Lazzari. Lazzari col destro incrociare. Lazzari, che ogni volta che entra in campo viene chiamato in causa dal suo contributo con un gol. Grande Manuel Lazzari. Ottimo scambio qui con Gonzalez, il tiro di Lazzari, come al solito un bel incrociato che Mirante non può parare. Fortunati qui perché abbiamo preso palo e poi la palla è entrata. Finisce qui signori, l'Udinese batte 3-1 il Bologna. È stata veramente una bella partita, ma l'Udinese oggi ha giocato veramente veramente alla grande. Dominato il Bologna in casa propria. Andiamo avanti con la prossima partita contro il Genoa, oggi andiamo un po' spediti raga. Stavolta Lazzari agirà al posto di Widmer, che è davvero molto stanco. Ok, perfetto signori. Andiamo in campo dunque con questa formazione, sempre sul pezzo e forza. Udinese. Attenzione a Sancho, che taglia tutto il campo. La gioca poi a Calçanoğlu per Gonzalez! E dopo 3 minuti praticamente abbiamo subito la prima occasione. Jonathan Gonzalez prende la traversa con il suo destro. Calhanoglu di prima intenzione per Gerard Deulofeu che corre dall'altro lato, Deulofeu taglia a metà il campo, mantiene il possesso della palla, passa su Izzo, Deulofeu, il tiro per in calcio d'angolo,
Attenzione a questo calcio d'angolo battuto sempre da Cancelanoglu. Sharp che prende posizione, ci prova. Spulli lo anticipa. Sempre a Cancelanoglu. Sempre verso Sharp sul primo palo. Attenzione, Jonathan Gonzalez per Balic, ci prova. Attenzione perché la palla ce l'ha kick. Non perdermela, mamma mia. Harp, bellissima la palla per Çalhanoğlu. Çalhanoğlu, Çalhanoğlu! Palo! Secondo legno. Secondo legno della partita. Non ci credo, raga. Occhio a Bessa il tiro. Ma chiaramente, ma era ovvio. Ma era ovvio. Ma era ovvio. Il Genoa è in vantaggio. Con Bessa. Guardate lì, ho provato a chiuderla sia con Kick che con Vaghe. Niente da fare. Il pallone si è insaccato proprio là dove Meret non può arrivare. E dopo due pali nostri, il Genoa al primo tiro passa in vantaggio. Attenzione a Sancho. Prende in controtempo Izzo. Izzo. Sancho col destro. Sì, vai a prendere il pallone, non mi interessa. Pareggio meritatissimo. E andiamo a vincerla, dai, dai, dai. Sancho qui ha preso proprio in controtempo Izzo. Izzo stava per tornare, ma Sancho ha incrociato, nulla da fare per Perin. Dai, raga, dai, sono concentratissimo. Attenzione a Deulofeu che recupera un ottimo pallone, la gioca d'Arp, Arp poi in profondità per Gerard Deulofeu, Deulofeu col mancino Gerard. No, no, che te sei magnato, figlio mio. Arp. Perciò Noglu, non è vero che l'ha messa per Arp in quel modo. Non è vero, non ci credo. Non ci credo. Non ci credo. Capite perché amo Çalhanoğlu? Perché è un mago. È un mago. Passiamo in vantaggio. Magia di Çalhanoğlu. Gran gol di Arp, che è stato freddissimo. Mamma mia, che spettacolo. Sotto le gambe di Perin. Ha trovato proprio la buca. Spettacolo. Çalhanoğlu. Arp. Attenzione ad Arp, libera il destro. No, raga, non è vero. Non ci credo, Arp. Non ci credo. 3-1. 3-1. Che spettacolo, Arp. Che spettacolo. Veramente uno spettacolo. Finta, se la mette sul destro. Tiro a giro spettacolare, signori. Tiro a giro spettacolare. E adesso facciamo un attimo dei cambi, perché sennò Deulofeu non mi regge tutto l'episodio. Finisce qui, signori. L'Udinese batte il Genoa 3-1. Con grande personalità anche quest'oggi, signori. Anche quest'oggi con grande personalità. Niente da dire, niente da dire. Il Genoa ha dato un tiro in porta come la scorsa partita e noi li abbiamo schiacciati dopo, ragazzi. Siamo venuti, veniamo fuori e quindi li schiacciamo. Gonzalez sale al 76 e Kick sale al 77, signori. Attenzione a Kick. Attenzione a Kick. Stracontento anche per Gonzalez. Perfetto, signori. Tutto pronto dunque per questa partita contro lo Sporting Lisbona, sedicesimi di Europa League. Mamma mia, ragazzi. Diciamo che poteva andarci meglio, sono sincero. Sono un pochino spaventato. Possiamo cavarcela, anche perché siamo in Portogallo, quindi il fatto che noi potremmo segnare fuori casa subito adesso ci porterebbe sicuramente dei vantaggi. Ci poteva andare comunque meglio, onestamente, perché lo Sporting Lisbona è più una squadra da ottavi. Intanto andiamo in campo, sempre sul pezzo, e forza Udinese. Da quarti pure, ma da sedicesimi secondo me ci è andata un po' male. Abbiamo la possibilità, abbiamo anche il carattere secondo me di far bene in questa partita e in questo doppio scontro. Sicuramente dobbiamo stare concentrati e giocarci tutte le nostre carte fino in fondo senza aver paura. Attenzione al cross di Podence, arriva tardi Widmer che dovrà stare attento a queste chiusure. Riesce però a metterla in calcio d'angolo, sempre Widmer. Poi Deulofeu prende il pallone e la gioca a De Paul. Attenzione perché Podence prova a rubargliela. Se ne va, se ne esce alla grande l'Udinese. Pestella poi per Deulofeu. Deulofeu, lancio, cambio gioco dove c'è De Paul. Con calma, ragazzi. Widmer, Gonzalez, scusate, Çalhanoğlu. Gonzalez ancora per Çalhanoğlu, nello stretto per De Paul. De Paul la gioca ad Arp, riprova un inserimento De Paul che viene esteso. Non so se ha tirato De Paul onestamente, ma la palla finisce tra le braccia di Rui Patricio.
Attenzione ad Anton, gran palla per De Lufeu. Attenzione a De Lufeu, più veloce di Matteo. De Lufeu rientra, la gioca al centro, dove arriva Gonzales! La sblocca Gonzales! La sblocca Jonathan Gonzales, che si è preso il posto da titolare per l'infortunio di Barella e oggi è decisivo. 1-0 Udinese, Jonathan Gonzales. Bravissimo De Lufeu che ha bruciato Matteo. Guardalo lì, attenzione, Matteo si fa fregare alla grande, poi Gonzales arriva, non lo marca nessuno, apre il piattone destro e buca Rui Patricio. Gol fondamentale per il nostro percorso. Attenzione perché adesso lo Sporting Lisbona si sta spingendo un po' in avanti, bravissimo Pezzella, gran palla recuperata, la gioca poi a Çalhanoğlu, fortunatamente la palla gli ritorna, ancora Pezzella che spinge, Arp, Çalhanoğlu, attenzione perché dall'altro lato c'è De Lufeu, De Lufeu, De Lufeu davanti a Rui Patricio, De Lufeu, la piazza! 2-0! 2-0 Gerard De Lufeu, alla fine del primo tempo, l'Udinese piazza il secondo gol, fuori casa. E lo Sporting Lisbona prova a prenderci in contropiede, ma alla fine siamo noi sempre che li prendiamo in contropiede. Qui abbiamo aspettato Rui Patricio abbastanza male, devo dire. Non mi sembra in gran forma oggi, dobbiamo sfruttare assolutamente questo momento. Finisce qua il primo tempo, signori. Molto bene, davvero una grande Udinese. Che personalità questa squadra. Veramente, veramente da grande squadra questa personalità. Grande recupero, palla di Widmer, attenzione a De Paul. In mezzo c'è Arp, la palla arriva a De Lufeu che prova una sponda, Arp la controlla. Una finta di Arp, se la mette sul destro, la gioca poi Anto. Attenzione Gonzales dall'altra parte, De Paul! Signori, è tutto veramente troppo facile quest'oggi per l'Udinese. Ci sta uscendo veramente, ma veramente tutto. Attenzione ragazzi però, perché lo Sporting attacca sempre e si scopre un sacco. Il fatto è che noi li prendiamo sempre in contropiede. Siamo veramente bravissimi quest'oggi. Attenzione a De Paul! Rui Patricio! La rimettono in mezzo quelli dello Sporting. Arriva Gonzales, ci prova deviata. Sarà calcio d'angolo, raga. Oggi ci va tutto bene. Yankto dalla bandierina dove c'è Arp che stacca ancora Rui Patricio. E finisce qua, signori. L'Udinese batte 3-0 lo Sporting Lisbona in casa propria. E sapete cosa vi dico? Che lo Sporting Lisbona ci ha sottovalutato. E noi abbiamo giocato da grande squadra, signori. Queste cose qua si vedono raramente. Siamo stati perfetti, perfetti. Bene, raga, direi di farci anche la partita contro il Napoli. Non so come siamo messi con le energie. Lo scopriamo subito. Malissimo. Veramente, veramente malissimo. Vediamo un po' come gestirci. Ok, ci andiamo con questa formazione. Comunque sempre un po' troppo stanchi. Ma fa lo stesso. Andiamo in campo, signori, sempre sul pezzo e forza. Udinese. Non ci credo, raga. Sono sconcertato. Cosa ha fatto Sancho, raga? Ha fatto tre passaggi. Il gioco in questo momento ci sta decisamente venendo incontro, ci sta decisamente aiutando. Ci sono delle volte che non riesco neanche a far gol, prendo pali, traverse, tutto. E adesso Sancho, con questo mancino, fa veramente qualcosa di incredibile. Imparabile per Reina, ragazzi, l'ha messa là. Attenzione a questo buco, Caglion. Un tiro imbarazzante che non impensierisce Meret. Attenzione alla lasagna, prova la sponda. Sancho la gioca indietro a Gonzales. Ancora l'Udinese che mantiene il possesso del pallone. Lasagna per Sancho. Prova a fare qualche movimento interessante De Lufeu. Sancho però è passato. Attenzione, c'è Kevin Lasagna. Lasagna davanti a Reina. E al 19esimo, ragazzi, l'Udinese si trova sul 2-0. Oggi siamo infermabili. Il prossimo episodio non so come sarà, ma oggi siamo infermabili. Anche se direi proprio oggi, nel senso in questo video, perché io sto registrando in giorni diversi, infatti probabilmente ho anche la maglia diversa, per via del poco tempo che ho, ecco. Devo fare assolutamente tanti episodi, visto che come ho detto all'inizio del video partirò e quindi devo portarmi avanti. Ma oggi FIFA è molto buono con me, mi sembra. Attenzione a Diawara, kick, però noi siamo bravi, perché kick fa davvero delle ottime chiusure. Guardate Fofana che va a lottare. Ancora Fofana su Diawara. Diawara poi la gioca Ottavio. Diawara, c'è Fofana ancora che si mette in mezzo. E la palla arriva a Meret. De Lufeu per McQueen. C'è sempre Kevin Lasagna al centro e anche Lazzari. McQueen la mette in mezzo. Dove ci arriva Lazzari? Che
che non prende lo specchio della porta. Anticipa il terzino sinistro del Napoli, ma non prende la porta. Peccato. Attenzione al Napoli con Caglioni. Il tiro a giro. Ed esce di pochissimo, ragazzi. Intanto Ottavio è rimasto a terra. È rimasto a terra? Non so onestamente perché. Dovrebbe essere Mertens questo, che adesso sta in panchina. Attenzione a Mertens che la mette in mezzo. Il Jorginho la riapre. Sempre i soliti problemi di marcature per questi cross. Non teniamo gli uomini. E io non so come fare. Qui Allan l'ha aperta, Duvan Zapata di più. Mertens l'ha messa in mezzo. Qui è Balic. Subito che si perde la marcatura. Diciamo non un'entrata in campo trionfale quella di Balic. Occhio perché adesso il Napoli inizia a spingere. McQueen non tiene Caglion. Caglion corre ancora, la mette in mezzo. Attenzione Fofana, la liscia Mertens per Jonathan Silva. La palla resta lì deviata. Fortunati qua. Sancho si autolancia praticamente. Ma adesso siamo un po' in difficoltà. Balic ha visto Lazzari partire, che ne ha ancora. Maximovic è più lento, Lazzari più veloce. Lazzari la mette in mezzo, la fa scorrere Lasagna, arriva Sancho che prova il tiro a giro, in realtà era Reina, la blocca lì. Occhio per quest'ultima azione. Mertens, attenzione a Dries Mertens, è finita. Ha fischiato nel momento più importante, raga, per fortuna vinciamo anche questa. Episodio strepitoso veramente. Sia le prime due partite che ho fatto nella prima parte di registrazione, sia le seconde due partite, ragazzi, perché come vi ho detto l'ho registrato in due giorni separati. Ne abbiamo vista di roba, ne abbiamo assolutamente vista di roba, ragazzi, in questo episodio. Sono molto contento, assolutamente soddisfatto. Volevo dire che nel prossimo episodio vedremo il ritorno di Europa League contro lo Sporting Lisbona. Attenzione, non cantiamo vittoria, perché è una buona squadra lo Sporting Lisbona, che all'andata ci ha sottovalutato, ma calmi, noi faremo comunque la nostra partita. Farò un pochettino di turnover perché ci sta, ho sempre giocatori troppo stanchi. Stiamo facendo una bella carriera, ragazzi, sono molto contento. Detto questo, noi ci vediamo in un prossimo video. Lasciate un mi piace, un commento, un consiglio, noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti, ragazzi.